E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRighe01 e oggi siamo al 17esimo numero preferito, 17 forever, episodio di Pokémon Smeraldo. Andiamo subito ragazzi. Ma ragazzi, ho letto i commenti e abbiamo messo Registeel proprio in campo nel team a posto di Sceptile. Quindi proseguiamo questa città. Ho letto anche nei commenti che dobbiamo proseguire perché qui i ragazzi non ci facevano passare. Quindi proseguiamo. Ok. Percorso 120. E sfidiamo subito questa qui. Subito, Arcfly. Senza papapam, subito. Ok, va benissimo. Intanto come state, ragazzuoli? Che okay, Registeel. Vai. Allora, per artigli. Ok, non è male, eh. Vediamo un po' se il Registeel ce la farà, ragazzi. E non ce la fa. Ok, usa per artigli il nostro grandissimo Registeel e addio Wingull. E diciamo che il Registeel, ragazzi, si fa valere contro Jirachi. Ok, ragazzi, l'abbiamo battuta con Jirachi che era fortissimo, devo dire. Ok. Ok, devo andare qua, vediamo che Pokémon si incontra, ragazzi, nell'erba alta. Che schifo. Ok, combattiamo. Il mio Pokémon è forte, la tua squadra? Fortissima, bro, è fortissima, ti rompo il sederino. Attenzione. Robert. Lugdisk. Ragazzi, ma Registeel è fortissimo. Attenzione. Registeel. Il nuovo acquisto nel team. È veramente OP. È veramente OP, ragazzi. E andiamo signori. Penso di poter contare su di te per migliorare la mia tecnica. Hai visto, sono troppo forti. Hai visto che squadra abbiamo, fratello? Oh, c'è una Pokéball qui, aspetta. C'è una Pokéball, aspetta. Qualcosa di invisibile, blocca il cammino. Ok, proseguiamo qua per il ponte. Oh, Rocco. Ehi, ciao Ricky, quanto tempo? Qui c'è qualcosa che non riesci a vedere, giusto? Usassi questo strumento su un ostacolo invisibile, no, descriverlo non serve, ti faccio vedere, è più divertente. Vai. Vai. Oh! Eccolo. Vediamo chi è. Manfira. Per te. Ok, vai signor Blaziken contro Fanfi e addio. Bravo Blaziken, bravo Blaziken. Livello 29 per Blazi, raga. Ok. Bene, il tuo stile di lotta è interessante. La squadra Pokémon è cresciuta molto dal nostro primo incontro a Blurubia. Vorrei che prendessi questo demoscopio. Chissà, magari ti servirà per trovare altri Pokémon nascosti. Grazie, zio Pera. Mi piace vedere allenatori e Pokémon battersi insieme, da stai comando stupendamente. Ci vediamo di uno all'altro. Ok ragazzi, quindi ora possiamo fare. È vero, c'è volo. Ora possiamo fare la palestra e anche prendere quella Pokémon. Pokéball, scusate. Ok. Vuoi usare, sì. Il Pokémon attacca. È per forza, direi. Ok, vediamo chi è. Vediamo se è sempre Manfi. No, quindi cambia anche i Pokémon. Ma è figo, figo, figo. Allora, vediamo. Registeel è troppo forte, ragazzi. È veramente troppo forte. È veramente troppo forte, attenzione. Vediamo se uso Ferartigli. Riccio Scudo. Vediamo se Registeel ce la fa, ragazzi. Ferartigli. E ce la fa, signori. Incredibile. È fortissimo questo Registeel. Ok. Minor Ball. Oh, ragazzi, io direi di andare a fare il capo palestra, che mi ricordo è qui, sì. Ok. Ah, è vero. Vai. Ah, fuggi via, proprio così. Ragazzi, siamo pronti? Siamo pronti, ragazzi? Vai, andiamo. E guardi, campioni in erba.
Alice, capopalestra di Forestopoli, la regina dei pomodori volante. Scendo in fondo alla palestra e dietro. Ok. Va bene. Andiamo. Allora, qua. Oh, oddio, aspetta. Ok, ah, capito, ragazzi. Ok, ho capito. Minchia, raga, bello, ci sta, ci sta. Mica sta palestra, mica me la ricordavo, ragazzi. Allora, attenzione che Regis non uccide così Pupitar. Incredibile, ma vero, ragazzi. Regis è veramente un fenomeno. Vediamo se ce la caria lui. Vediamo un pochetto, ragazzi. Vediamo veramente se ce la caria lui. E bravo Registeel. Ah, qua non posso andare. Ah, ok. Ok, lotta in doppio, ragazzi, attenzione. Dimostrerò l'elegante stile di lotta di Pokémon Uccello. Sozzoni. Sozzoni. Ok. Bidrill è? Oh, Pokémon Uccello, Nidorino, va bene. Però Bidrill ci sta, eh. Registeel è. Vai, Registeel per artigli. E Bidrill addio, ragazzi, Registeel è veramente forte. Ok. Latias, cazzo. Confusione. Va bene. Ma io direi di attaccare soltanto uno, ragazzi, eh. Tanto Nidorino fa altruismo, quindi cioè, non. Ma pure Latias c'ha altruismo, ragazzi, ma che vuol dire? Ok, va benissimo. Ok, Latias è andato, ragazzi. E tanto siamo sempre qui con Nidorino che rimane là, fa la muffa, tipo. Ora ci manda Growlithe. Va bene. Ok. E oggi sono anche Growlithe, ora rimane lui. Comunque, ragazzi, intro forza è veramente forte, intro forza. Forse è più forte di Registeel. No, non mi avvelenare, ti prego. No, ragazzi, ma è un troll. Mi ha trollato. Vai, attacco rapido. Ok, buono. Bravi, bravi, ragazzi. Comunque, bella coppia Registeel e Espeon. I due nuovi acquisti, diciamo. Non è male, non è male. Attenzione, attenzione. Guarda Registeel, quanto togli pure se non è molto efficace, raga. Ok. Anche Electabuzz fuori dai combattimenti. E abbiamo vinto, ragazzi. Ora io direi di curarci un attimo i Pokémon. E tutto questo Registeel fortissimo. Vedo un attimo la cosa di Registeel, raga. Quanto attacco ha? 66. Ragazzi, 66 a livello 27 com'è, ragazzi? Ok, rieccoci qua, allora. Fai così. Fai così. Fai così. Fai così. Fai così. E fai così. E andiamo un'altra volta in doppio, ragazzi. Vai. Bella sta palestra comunque, raga. Bellissima, mi piace. Mi piace questa palestra degli ostacoli qua. È carina, non me la ricordavo, non me la ricordavo. Slowbro e Kabutops. Vai, sempre Registeel e Espeon. Oh, combattiamo sempre con uno, ragazzi. Allora, vai Registeel con Ferartigli. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, Registeel con Ferartigli, signori. Troppo forte, ragazzi. Un altro Nidoran. Ok. Colpo di fango, vabbè, non penso che fa tanto. Infatti. Ok, Nidoran intanto è andato, però mi hanno avvelenato un'altra volta Registeel, ragazzi. È una cosa incredibile, ma vero? Ok, Ferartigli manda KO Registeel, Registeel manda KO Kabutops, scusate. Mi sono un attimo confuso. Ok. Il veleno effetto su Registeel, va benissimo. Raga, Ferartigli e Confusione penso sia la roba più utile del mondo. Dico veramente, incornata. Raga, Registeel c'ha pure una difesa da Madonna pure secondo me. Buono, buono, buono. Ok. No, fa come fallisce, zio, però. Non ho ucciso Registeel, va bene, dai. Ok, ho messo in campo Venusaur, così Nerchill, vai. E prende un po' di esperienza con Venusaur anche. E ragazzi, dobbiamo ricurarci i Pokémon. Ok, combatto subito con quest'Arbolo, ragazzi. Tanto è da solo, quindi Nerchill proprio. Guardate qui. Ok,
Regis intanto comanda proprio la palestra, ragazzi, comanda con Fede Artigli. Ok. Ed eccoci qua. Raga, questa era difficile, devi ragionare un pochetto. Andiamo. Andiamo, ragazzi. Andiamo, incredibilmente. Eccoci qua. Sono Alice, capopalestra dei Forestopoli. Sono una stella nel firmamento grazie ai miei Pokémon uccello. Nelle lotte più ardue siamo sempre riusciti a tirar fuori gli artigli. I miei Pokémon uccello ti batteremo in volata. Attenzione, vediamo un po'. Chi sarà il primo, ragazzi? Però è bella, eh? È bella, non mi ricordavo di dire questa. Ma ciò che... Pokémon volante, ragazzi, ma ciò che... Beh, registi il per artigli. Non ti odio. Ah, ecco perché attacco di Registit sale, raga. Oh merda. Oddio, forse ce la potrei fare? Perché l'attacco è salito, quindi deve fare più danno. Signori. Signori Registit, ragazzi. Quanto è quanto c'è di attacco, scusate? Velocità 81, ragazzi. Velocità 81, attacco 68. Ma è fortissimo. È pure veloce, ragazzi, ma è velocissimo sto Registeel. Ma in chi si è trasformato, scusa? Ok, non ho fatto un cazzo ora. Ragazzi, mi ha fatto troppo forte, ma l'ho orato, l'ho distrutto. Gengar! Mamma mia, si trova sto Gengar, ragazzi. Guardate, bello. È bellissimo quando diventa tutto giganterrimo. Ok, anch'io, sì, ok. Per T. Pugno d'ombra, pugno d'ombra attacca per primo, se ricordo. Va bene, Registile, ci sta, ci sta, ci sta. Vai, Espeon. Io direi di fare confusione, ragazzi. Di fare una bella confusione, intanto ci dà una bella maledizione, ci manda. Oh, minchia, quanto sale? Io però. Vai, confondite. Te prego, confondite. No, non si è confuso, ragazzi, non si è confuso. Espeon uccide Gengar con confusione, ragazzi. E Espeon livello 28. Magby. Magby. Signori Magby. Oh, stiamo facendo easy anche sta palestra, eh. Confusione, vediamo un po'. Raga, Espeon e Registeel per ora stanno cariando la palestra. Smog. Ok. Intro forza, vai. Ah, ha sbagliato tantissimo qua. Vabbè, spero che non mi avvelena, non mi fa niente, eh. Ok, attacco rapido, vediamo un po'. Prova a confonderlo con confusione, vediamo un po'. Sono aria, non mi ricordo che fa, ragazzi, comunque. Ma scusa, perché ci siamo avvelenati entrambi? Ragazzi, questa è una battaglia vera. Chi morirà per primo? Se siete arrivati qua, ragazzi, nel video, hashtag forza Registeel e Espeon, mi raccomando. Ragazzi, mi sa Espeon fa... Che combattimento raro, voglio proprio godermelo, ragazzi. E anche voi dovete godervelo. Ok, volete chi vince, raga, vi giuro. Forse vince Espeon, lo sapete? Mi sa proprio di sì. No, si è curato il bastardo. E niente. Ok, ho messo Venusaur. Vabbè, mi ha rotto il cazzo però, zio Alice. E mo ci ha messo Charmeleon. E vediamo un po' la situazione come cambia qui. Magby, signor Magby. E dai, guarda qua con lanciafiamme. E dai, Magby, va un po' a dormire. Bravo, Charmeleon. Vai, Sintrit, mazza che Pokémon di merda c'aveva questa, ragazzi, comunque. Ma shiny, ragazzi? Ma è un Sintrit shiny? Me lo dite nei commenti se è shiny o no, ragazzi? A me sembra shiny, comunque. Vabbè, l'abbiamo distrutta, ragazzi, comunque. Perfetto. Palestra fatta.
Palestra fatta, ragazzuoli. Aiuta meglio su Alice capo palestra. Non avevo mai incontrato un allenatore capace di comandare i Pokémon con più eleganza di me. Hai visto? Come riconoscimento della tua forza ti meriti questa medaglia. Grazie. Però, raga, devo dire, Regis e l'Espion l'hanno veramente cariate. Medaglia piuma, ragazzi. Come medaglia piuma, tutti i Pokémon fino al livello 70, anche se scambiati, obbediranno ad ogni tuo comando. Livello 70, ragazzi. Cioè, io potevo fare questa palestra a livello 60. Ma che vuol dire? Permette anche di usare la mossa MN volo quando non stai lottando e questo non mangia da parte mia. Ok. Quindi, ragazzi, possiamo usare volo ora. Aria assalto? Ok. Va benissimo. Easy, ragazzi, devo dire veramente facile questa palestra. Non è stato niente di assurdo. Veramente, non è stato niente di assurdo. Ciao, Ricky, sono io. Lo sapevo che avessi vinto la palestra di Forestopoli. È una forza incredibile, forse sei proprio l'allenatore che sto cercando. Ricordati, sono sempre un tuo fan, sarò sempre lì a fare il tifo. Continua così. Grazie, Kiko. Tanto Vispo non è morto dall'avveleno. Sì, sono tutti avvelenati, ragazzi, devo dire. Pipiri pipi. Vai. Vai, andiamo. Ok. Allora, io direi che possiamo anche fermarci qua, ragazzi. Oh, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. La palestra anche se era stata così facile. Però ci sta. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!